ora che il sogno di Papino è completato, possiamo proseguire con Taking on the Scene. Però visto Jorgen spuntare all'improvviso, ma scusami, ti teletrasporti tu? Sì, si teletrasporta, ci fissa e ci guarda male. Eccolo, l'ho visto spuntare. Per qualche motivo, vabbè. Perché sta transizione iper lenta? Perché solo sulla sinistra? Where can we find another one? Wait, I remember where I saw a phoenix egg. There's one in an old Crimson Chin comic. Say no more. Ma il volume? That's it. Issue 133, part 27. Ma perché non c'è il volume dalla parte destra? Chin alone, a classic issue. The evil H2O. Ma io sento solo dalla sinistra. But why? You'll soon find out, Crimson Chin. Prepare for the power of the phoenix egg. No. My chintastic powers draining into that fiery egg. And as soon as Cincinnati is flooded, I'll destroy this egg and with it the power of the Crimson Chin. Well, can the Chin survive this peril? That's up to us, Cosmo. Let's go. Sì, ma è sparito il volume della parte destra intanto. Taking on the Scene. Ok, ora è riapparso. So, what happens in this issue, Timmy? H2Oga uses the phoenix egg to siphon off the Crimson Chin's chintastic powers. Chintastic power. So what's with all the water? Aha! In order to destroy the Chin's powers forever, Olga needs enough water to quench the fiery egg. So she takes over Cincinnati Waterworks and floods the city with chintonite polluted water. So the water's evil? Even one part per gazillion in water could be harmful to me. It's bet. Good not to fall in, then. I can see the waterworks. I don't see a way inside. The entrance is submerged. Ovviamente. H2Oga must be using the famous Cincinnati giant faucets to flood the city. Intanto, lì c'è una stellina. Qua c'è il negozio. Qua c'è il punto di salvataggio. Quanti punti abbiamo? Cioè, quanti punti, soldi? Tanto le scritte sono andate troppo in sotto. Ok, qui abbiamo le scarpine, qui abbiamo i pantaloni. Qui ancora non è arrivato nulla. Qui c'è ancora il radar. Qui ancora non è arrivato nulla. Qui ancora non è arrivato nulla. Perfetto, quindi in questi primi due livelli non ci serve nulla. Ma guarda, io magari l'indicatore lo prenderei. Ah, proprio qua sotto appare? Oh, che fastidio. Vabbè. Ecco fatto. Madonna mia, effettivamente si vede la distanza, è aumentata tantissimo. Non so se ci servirà, però questo è un robottino. Ok, l'ho stordito per bene. Qui sicuro non ci arrivo, quindi vuol dire che per adesso dobbiamo arrangiarci e salire qua sopra. Vieni qui, grazie. Allora, sono scivolato proprio di sotto male. Allora, vediamo un attimo. Sicuramente il radar ci semplifica le cose perché ci fa vedere dove si trovano le stelline, per carità. Però messo là in basso mi dà molto fastidio perché serve appunto solamente per le stelline. Presa. Ci manca solo. Ok, eccola lì. Dobbiamo trovare il modo di salire esattamente come dice lei. Grazie dei dindini. E intanto spostiamo il blocketon. Ogni tanto si sente Timmy respirare che fa Ah no, è la stella. Pensavo che era Timmy che faceva fatica a spingere la cassa. Scusami Timmy, c'hai ragione anche. Timmy, qua, bravo. Ok, preso e ecco qua. Ok Timmy, we can grant a wish now. I'm hungry, wish for rip and Think functional, Cosmo. I wish I could jump high in the air. There you go. Helicottero. A tried and true solution to Ah no, un pogo stick. A pogo stick. Not just any pogo stick, Cap.
This is the mighty pogo stick of justice. All rights reserved. Cool. What does that mean? Now you can defy gravity even on the tallest buildings. Insurance not included. Plus, we get to include an extra accessory with a cleft action figure. Ah, così? Scusami. Ma non mi serve per forza il triangolo, mi basta anche solo schiacciare la X. Vabbè. L'importante è che funzioni. One of Cincinnati's famous huge faucets. Let's block it off and stem the flooding. Perfetto. Scusami, posso... Ok, posso fare anche il bounce anche con questo. Schiacciano! Ok, comunque. Sì, l'avevo capito, grazie gioco, anche senza il vostro aiuto. Già c'ero arrivato. Aspetta. Credo che non ci arrivo lì, mi servirà il prossimo potenziamento per arrivarci. Intanto proseguiamo da questa parte. E andiamoci a prendere tutti i soldi di questo pezzo. Vediamo, con calma. Ma dici che posso scendere qua sotto? Io dico di sì, solo che ha fatto un rimbalzo di troppo. Eccoci arrivati. Con calma. Ecco fa. Ah, bastava proseguire da questo pezzo. Ok, vabbè, non importa. L'importante è che siamo riusciti a salire. Grazie. Vediamo, Skylights and superheroes have a lot of history together. Let's go down. Sì, però prima di scendere là sotto, Cosmo, io mi farei un altro giretto. Comunque il Super Bouncy Pants, adesso come adesso, visto che abbiamo ottenuto il pogo stick. Come sono morto? Cioè, come mi ha fatto danno? Sul serio? Non capisco come mi abbia ucciso, però vabbè, forse nel frame in cui io sono sceso lui ha anche fatto il colpo. E di conseguenza ci siamo trovati nella situazione in cui lui mi ha colpito e io non ho colpito lui. Ah, guarda, anche su zone molto piccole e sottili possiamo salire. Ecco, questi sono quei tipi di cose di precisione che detesto fare tantissimo. Perché non sempre i comandi sono precisi come dovrebbero. Posso togliermi il potenziamento? Grazie. Bella domanda. Di sicuro non pensando... Non saltandoci sopra, forse. No, esattamente. Però posso spostargli questo qua sopra, immagino. Aspetta un attimo. Ecco fatto. Perfetto. A cosa servono i rubinetti quando puoi mettergli un blocco davanti e far esplodere i tubi? Ah, perfetto, c'è anche un ascensore. Sì, però prima... No, Timmy, devi risalire. Cosmo! Ho riavviato il livello così da non comprare il radar, perché era veramente molto fastidioso e veramente non mi piaceva averlo là sotto. Ma volevo vedere cosa c'era qua sotto invece. Ok, ci sono dei barili che probabilmente potremmo rompere quando il livello dell'acqua si sarà abbassato del tutto. Giustamente, ecco come si fa. Però a questo punto mi viene il dubbio che se li rompo, poi non posso più tornare da queste parti, giusto? Ah, ma sono molto più grossi degli altri. Forse non si possono rompere addirittura. No, non si possono rompere. Però monete nascoste ce n'erano. Quindi proseguiamo dall'altra parte. Timmy, sei caduto. Ci prendiamo le monetine. Andiamo ad abbassare nuovamente. Questo, ok, pensavo affondasse dopo un po'. Calmo. Ci andiamo a prendere le altre monete che sicuramente sono qua sotto. Esattamente, guarda un po'. E ora possiamo uscire da qui, perfetto. Sì, è molto meglio non avere quel potenziamento lì, è molto fastidioso, sinceramente. Ora possiamo andare a prendere le altre stelline. Qui abbiamo il punto di salvataggio. Ci dirigiamo subito a quella viola, visto che è già lì.
Ottimo. Sì, effettivamente l'effetto della culata si nota. Lì c'è il poster di un altro super cattivo della serie di Crimson Mentone, solo che non mi ricordo come si chiama. Mi ricordo che aveva la spatola gigante e schiacciava i nemici proprio. E non era carino. Qua non c'è nulla. Per adesso proseguiamo e andiamo a prendere l'altra stellina. Non puoi scappare. È stata mangiata. Non voleva essere uccisa. Altra stellina. No, 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 no. Di qua, Timmy. Di qua. Guarisci. Dai, ferma. Presa. Ce ne manca solo una. Allora, qui c'è ovviamente una scala che non ti fa proseguire perché devi avere il primo potenziamento se vuoi passare. Ecco fatto. Sento il rumore di un'altra stellina, il che vuol dire che sarà qua sopra. Ah, ho capito adesso cosa fa il quadrifoglio bianco. Quello verde probabilmente ti dà uno o due di energia, quello bianco te la rifilla molto di più. Ah, ciao, scusami. Ma porca. Vieni qua. Quando fanno le curve io non posso curvare mentre corro. Presa. Un elicottero sotto il mento andrebbe benissimo. I wish I had the crimson wing. The crimson what? It's a flight thingy that comes out of them gin. It's not as good as apple pie. There you are. One crimson wing. It'll give you a short. Ben, sì, effettivamente sono delle ali, anche se più diciamo un elicottero. Can we wait for a giant apple pie to break your bones? Da. Ah, ok, proprio mi fa volare in avanti. Ho capito. Ma posso usarlo in salto? No. Scusami. Ok, non posso fare magie tipo switchare mentre sono in volo, queste cose qua. Peccato. Cos'è? Ah, è il carburante. Vabbè, giustamente. Giustamente ti permette di volare molto più tempo. Vabbè, ci sta. Ma scusami, qual è il senso di usare il carburante se posso... Vabbè, per i soldi, o quello era palese. Però che senso aveva farmi usare l'elicottero in questa zona se col pogo stick arrivo esattamente negli stessi punti, se non molto più in fretta addirittura. Questa non è stata pensata tantissimo, eh? Cioè, questa parte era solo per introdurti al carburante, niente più, niente meno. Quando benissimo posso fare così. Altro carburante. Ok, stiamo andando bene, mi sembra, no? Però non ho ancora trovato sticker, non ho trovato niente, le clip. Ovviamente, vabbè, siamo ancora all'inizio del livello. Ok, prima di tutto. Quando bene, giustamente stavo per dire, quando sono con l'elicottero non posso attaccare. Ok. Quando sono col pogo stick posso farlo benissimo, fortunatamente. Il pogo stick in questo momento ha un'utilità addirittura maggiore dell'elicottero a livello di attacco. Volevo vedere se potevo salire qua sopra, ma a quanto pare no. Wow, that's some serious winging. Eh sì, questo è un bel viaggione, Timmy. Ricordate, bambini, non cadete dai palazzi molto alti. Giustamente. Ecco fatto, prendiamo i soldini. Spingiamo i massi. Massi, cuboni di Minecraft, volevo dire. Ed ecco qua un altro tubo tappato. Perfetto. Stop.
Caduto male di dolore. Volevo vedere se c'era qualcosa di nascosto, a quanto pare no. E abbiamo aperto un'altra porta. Bravo Cosmo. Allora, prima di proseguire, dobbiamo tornare nella prima zona a prendere tutti i soldini che non abbiamo preso. Ad esempio, questa. Oh, calmo. Qua sicuramente c'è una figurina. No, c'è un pezzo di quadrifoglio. Benissimo. Qui c'è un'altra cesta che possiamo, secondo me, raggiungere partendo da là in alto. Eccoci qua. Vai, Timmy, vola. Ma ci arriviamo? Sì, giusto, giusto. Proprio ci siamo arrivati. Hippo. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto che era uno sticker, Wanda? Allora, qui c'era un'altra cesta da prendere. Perfetto. Con 10 monete, va bene. Non sono sicuro se stiamo giocando bene, devo essere sincero, perché mi sembra di avere fin troppe poche risorse finora. Qua è il pezzo dove abbiamo preso adesso il potenziamento, perché lì ci sono delle monete che non avevo visto. Ah, eccole qua, infatti, nascoste alla luce del sole, tra l'altro. Eccoci di nuovo in cima, ma prima perché non sono passato da questa scala? Forse non l'avevo vista. E forse ci sono nascoste due monete, ma pensa un po'. Solo due però, solamente due. Non mi fido mica, e ovviamente faccio bene a non fidarmi. H2 Olga, ottimo. Io no, Cosmo. Io odio collezionare i collezionabili dentro i giochi. Ma non perché non mi piaccia farlo. Diciamo che è più molto spesso una rottura di balle, perché li mettono in punti totalmente strunz che non ti immagini neanche si trovino lì a volte. Dici, ma come facevo a pensarlo solamente che si trovasse lì? Ma sei scemo?